Furore 2, trama del secondo episodio in onda il 25 febbraio 2018. Gli spoiler rivelano che Giovanna farà delle indagini sul suo passato, invece Saro e Marisella si avvicineranno sempre di più. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alla seconda stagione dell'amatissima fiction Furore Il Vento della Speranza, coprodotta da Mediaset e Ares Film, e che ha riscosso uno strepitoso successo a giugno 2014 con la prima serie. In questo articolo scoprirete cosa succederà nel secondo episodio. Cosa accadrà nella prima puntata? Come tutti ricordate, nell'ultimo episodio del primo capitolo, Irma aveva perso la vita senza poter salutare per l'ultima volta il suo amato Saro, Luciana Belgrano era finita in prigione, Sofia aveva ucciso suo marito, Gisella era entrata in convento, e per finire Rosa Licata era stata operata. Purtroppo nella parte iniziale della prima puntata del secondo capitolo, che andrà in onda su Canale 5 il 18 febbraio 2018, ci sarà una tragedia, in particolare Vito, prima di convolare a nozze con Marisella, riceverà un colpo d'arma da fuoco. Dopo questo terribile avvenimento, Saro intraprenderà la carriera militare, per scoprire chi è l'assassino di suo fratello. Infine vi riveliamo che in caserma arriverà una bellissima ragazza chiamata Giovanna, che potrebbe essere implicata nella morte di Vito. Anticipazioni del secondo appuntamento, la gelosia di Giuseppina. Gli spoiler del secondo appuntamento, che sarà trasmesso domenica 25 febbraio 2018, ci rivelano che Giovanna, dopo aver appreso di essere stata adottata da un misterioso personaggio, farà delle ricerche a Lido Ligure, per scoprire una volta per tutte la verità sulle sue origini, e soprattutto come mai sua madre biologica si trova rinchiusa in un istituto. Intanto Saro si avvicinerà sempre di più a Marisella, ancora molto affranta per la perdita prematura del futuro marito, purtroppo la loro complicità farà ingelosire Giuseppina, cioè la sorella della giovane. In seguito nascerà una storia d'amore tra Giovanna e Franco, invece i tentativi del ricco imprenditore Osvaldo Calligaris di far chiudere il caso sull'omicidio di Vito Licata non andranno a buon fine, perché le indagini sembreranno arrivare ad una clamorosa svolta. Per finire Marisella deciderà di non interrompere la sua gravidanza grazie a Saro. Inoltre vi ricordiamo che questa fiction è costituita da 8 puntate, e purtroppo, come avrete già intuito, i protagonisti saranno costretti ad affrontare varie ingiustizie. Se volete continuare a leggere anticipazioni su questa serie televisiva, vi consigliamo di non perdere i prossimi aggiornamenti.